Se state cercando un personal trainer, un architetto, un veterinario, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio, su Jeep Compass, il bonus è di 7.000 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it. Bentrovati a una nuova puntata di Forbes Leader, il programma che vi accompagna alla scoperta del mondo Forbes in Italia naturalmente. Il mondo Forbes cos'è? Non è solo il magazine, non è solo il sito web e nemmeno il programma che state vedendo, è anche eventi, eventi sul territorio che ovviamente hanno tutte le caratteristiche, lo spessore di un grande evento. Per parlarne abbiamo qui con noi Fabio Invidia, che è Events Director per Forbes. Ciao Marco. E Fabio, allora, qual è il segreto di un evento come quello di Forbes? Cosa c'è alla base? Durante gli eventi Forbes, quindi Forbes Live, ci sono dei momenti di condivisione, che secondo me è l'aspetto più importante. I nostri ospiti raccontano le loro esperienze lavorative, quindi i loro successi, quindi uomini di successo raccontano storie di successo. In alcuni casi passando anche da insuccessi, perché non è detto che il successo sia diretto, ci sono delle esperienze che appunto abbiamo sentito di nostri sponsor addirittura, che sono diventati sponsor, che narrano appunto di storie nate da insuccessi e ora invece grandi alla ribalta di tutta. Certo, e tra l'altro sono anche le storie degli insuccessi sono quelle che in qualche modo sono anche più formative, sia per il pubblico giovane e meno giovane probabilmente. Assolutamente sì, sono quelle ricche di esperienze che arricchiscono l'esperienza anche di coloro che ascoltano, perché gli aspetti sono molteplici. Quindi abbiamo la possibilità di far sì che il pubblico presente possa capire in certi casi quali sono stati i segreti dopo magari una caduta e come si è rialzato il nostro ospite ed è arrivato poi al risultato e a ottenere il grande successo. Ecco, io credo che sia importante anche parlare ai nostri ascoltatori a casa di chi sono gli interlocutori di un evento Forbes, chi sono gli ospiti, e anche come è composta la platea, diciamo, il pubblico che segue questo tipo di eventi. Gli ospiti generalmente sono grandi imprenditori che raccontano appunto le loro storie, ma anche giovani under 30. Ci tengo a sottolineare che a breve avremo la nuova classifica. Un'attenzione particolare abbiamo nei confronti di questi ragazzi che si stanno mettendo in luce, soprattutto anche nel mercato italiano. Cioè. L'Italia, si sa, la creatività la si trova quasi ovunque. Cioè. Quindi potremmo parlare di vere e proprie eccellenze, sia imprenditoriali sia a livello di idee. Sì, è un mashup di queste esperienze. Il grande imprenditore che ascolta il giovane e il giovane che acquisisce i segreti magari del grande imprenditore. Certo, e imprenditori immagino di tanti settori diversi, sia dalla moda, il lusso, tecnologia, il food, il beverage, comunque le eccellenze italiane. E non solo italiane. Infatti mi ricordo che uno degli ultimi eventi di Forbes è stato proprio dedicato a un nuovo rinascimento italiano in qualche modo. Sì, esatto. Parliamo dell'evento di Firenze, il Forbes Live di Firenze, un grandissimo successo dove appunto durante l'evento abbiamo avuto un panel composto da quasi 20 ospiti. E il pubblico in sala è rimasto dall'inizio alla fine presente soprattutto per l'alta qualità degli ospiti. Parliamo di oltre 200 passa invitati. Certo. L'ultimo che abbiamo realizzato cronologicamente parlando è stato qualche giorno fa, sono i Private Banking Awards e qui parliamo di banche private, finanza, di finanza generale. E il contesto era sicuramente adatto quello della borsa Palazzo Mezzanotte di Milano. Poi anche un altro aspetto interessante, secondo me, che può essere interessante per i nostri ascoltatori a casa è quello degli sponsor, comunque che sono legati
a questo tipo di manifestazioni che riguardo sempre il brand Forbes, insomma, non possono essere da meno. No, diciamo che uno degli aspetti che abbiamo notato nell'ultimo periodo è che il relatore invitato a volte è diventato nell'evento successivo addirittura uno sponsor. Vabbè. Era così alto, è così alto l'interesse che pochi mesi dopo, perché diciamo il lasso di tempo generalmente è all'incirca di un 2 mesi uno dall'altro evento, ci ha permesso di coinvolgere inizialmente la persona, perché comunque parliamo di uomini, chiaramente c'è anche dietro l'uomo c'è l'azienda ed è importantissima l'azienda, quindi un brand. Dopo un'esperienza personale magari come relatore o come condivisione, l'interesse è cresciuto a tal punto che sono diventati partner delle nostre iniziative. Però io ti volevo chiedere una cosa, visto che prima abbiamo accennato alle potenzialità, alle eccellenze italiane che arrivano ai nostri eventi, però non sono solo italiane, perché sappiamo benissimo che l'Italia è anche oggetto di grande interesse da parte di colossi esteri, società importanti che dall'estero vogliono in qualche modo posizionarsi sul nostro mercato. Che rapporto c'è con questo tipo di società? Credo che sia visibile a tutti l'interesse che in questo momento sta suscitando quello che è il mondo Italia, il mercato italiano. Abbiamo multinazionali che hanno iniziato e intrapreso un percorso con noi e che ci hanno fatto capire il grande interesse che hanno nei confronti sia del mercato italiano che delle attività che stiamo sviluppando con Forbes, proprio perché riescono a entrare in contatto con quel tessuto industriale, creativo, imprenditoriale che in questo momento è particolarmente attivo. Esattamente. Fra poco continueremo il nostro viaggio con Fabio Invidia, che come vi dicevo è colui che in qualche modo realizza il mondo Forbes nel concreto in questi eventi, ma prima vogliamo andare ancora di più sul concreto facendovi vedere qualche immagine di questo evento di Firenze, Forbes Live Firenze al Four Seasons, che credo veramente, confermamelo Fabio, rappresenta il prototipo dell'evento Forbes. Sì, è stato un grande successo a tal punto che al termine esattamente dell'evento hanno chiesto già di stabilire la data del 2019. Cosa c'è di meglio? Vediamo qualche immagine allora. E rieccoci in studio dopo queste belle immagini da Firenze, dove avete potuto ammirare cosa vuol dire un evento Forbes. Fabio Invidia, Events Director, è qui con noi per parlarcene, però avete potuto vedere
anche in queste immagini quanti imprenditori di successo sicuramente li avrete riconosciuti, quanti marchi anche importanti nel mondo non solo imprenditoriale ma anche della moda erano presenti come sponsor e anche come, diciamo, anche come relatori dell'esperienza. Come testimonial. Come testimonial, bravissimo. Cosa vuol dire essere un testimonial? Chiaramente parlare della propria esperienza è come essere testimonial del proprio successo, quindi i nostri testimonial, una volta che condividono la propria esperienza, sono testimonial di loro stessi. Quindi testimonial in qualche modo dell'evento, ma soprattutto della loro esperienza. Della loro esperienza, l'importanza della propria esperienza, della condivisione della propria esperienza, esatto. Ascolta Fabio, poco fa mi parlavi dell'importanza che ha il networking all'interno di questi eventi. Esatto. In cosa si contestualizza? Come stavo raccontando prima, pensa alle esperienze messe a disposizione di tutti i nostri ospiti, il testimonial che racconta il proprio successo, quindi un'energia enorme che si propaga all'interno comunque dell'evento. Questo che cosa permette? Questo permette di generare tantissime connessioni che facilitano il networking. Networking che spesso sfocia in quello che tutti si aspettano, e quindi partnership, quindi business. E sono momenti che durante l'evento viviamo dall'inizio alla fine della serata, prima con i testimonial che si raccontano e poi vedendo quello che si sviluppa durante l'evento stesso. Quindi anche nei momenti di convivialità. Soprattutto. Un esempio di quanto vi ha appena detto Fabio Invidia è ciò che si è visto a Roma non molti mesi fa. È stato il primo evento, organizzato da Fabio Invidia, e vedrete cosa vuol dire questo networking, perché lì abbiamo avuto da un lato imprenditori e manager legati al mondo dell'innovazione, dall'altro c'era tutto il mondo delle istituzioni e anche poi alcune celebrity dello spettacolo. Non solo, ricordiamoci anche i giovani. Erano presenti anche alcuni testimonial. Certamente. Del nostro Under 30. E rieccoci di nuovo in studio. Dalla capitale del paese andiamo invece alla capitale finanziaria d'Italia, quindi Milano, dove si è svolto il Private Banking Awards, evento in partnership con Forbes, evento che da alcuni anni celebra il private banking in Italia e tutto ciò che sta attorno, tutto ciò che ruota attorno al mondo delle banche private in Italia, quindi pensiamo al mondo delle fiduciarie piuttosto che a quello degli studi legali. Anche del Private Banking Awards diamo un piccolo assaggio e poi ne parleremo con Fabio Invidia. E rieccoci qui dopo questo primo assaggio di Private Banking Awards, come vi dicevo. Dopo vedremo ancora di più, scopriremo ancora di più di questo evento, che è, Fabio, dimmi se dico bene, qualcosa di molto particolare, perché prima abbiamo parlato di eventi complessi, di eventi
multidisciplinari, si direbbe, dove non c'è solo un settore produttivo, qui invece il focus è sulla verticale. Esattamente, verticale. Sì, parliamo della Borsa di Milano, Palazzo Mezzanotte. Chiamiamolo, le configurazioni sono differenti. In questo caso abbiamo una prima parte della serata che prevedeva le premiazioni dei Private, quindi la consegna dei Private Banking Awards, e una seconda parte dove all'interno dell'ex sala delle grida era stata allestita una cena placé per oltre 300 ospiti. E una cosa che traspare secondo me bene anche dal video è un po' il ruolo degli sponsor all'interno di queste serate. Esatto, l'importanza dello sponsor contestualizzato con l'evento. Noi chiediamo sempre allo sponsor, agli sponsor, di inviarci materiale che abbia il nostro filo conduttore o che venga sviluppato insieme a quello che è il tema che proponiamo noi durante il nostro evento. Sì, un esempio è proprio quanto abbiamo visto di BMW, che si trova a un evento di questo genere di fronte proprio alla platea di suo interesse e anche di fronte a una platea interessata con tutta probabilità a ricevere quel tipo di messaggio. Vediamo i protagonisti del Private Banking Awards. 2018 è stato un anno complicato, un anno segnato da un andamento dei mercati particolarmente volatile. La nostra industria, in particolare il segmento private, non ne ha risentito. 2019 sarà un anno, a nostro giudizio, altrettanto articolato. Il tema, diciamo, della rendicontazione dei costi e oneri legato a MiFID 2, che arriverà nel primo semestre del 2019, indubbiamente avrà un impatto soprattutto sui clienti high net worth. La nostra banca in particolare, grazie a una segmentazione sempre più spiccata che focalizza servizi ad hoc sui clienti più wealthy, non sente in questo momento forte la minaccia, diciamo, del futuro. Innovare significa fare un qualcosa che non solo risponda alle esigenze del cliente, ma anche anticipare quelli che sono i trend di mercato e le aspettative che evolveranno nel tempo. È difficile, è complesso, ma è una sfida che stiamo affrontando e che siamo certi che sia molto importante per fornire al cliente quello che i clienti attendono da noi. Mettere l'investitore al centro vuol dire trovare un equilibrio che permetta ovviamente a chi ti dà i soldi di avere un vantaggio dal punto di vista del servizio, dei rendimenti e anche della protezione, in un momento in cui sappiamo bene quanto il tema della qualità dei portafogli sia un aspetto assolutamente fondamentale. Occorre poi che ci sia tutta una struttura, quindi che tutta la società sia orientata nel aiutare il cliente e quindi nell'aiutare il business. Se non stiamo attenti finiamo per avere un eccesso di controlli, un eccesso di gerarchia, e quindi ci sono tantissime persone che controllano e poche persone che fanno business, e quindi queste strutture tipicamente finiscono per essere ingessate e non sempre questi controlli tra l'altro sono dimostrati efficaci, come sappiamo bene quello che è capitato in tantissime banche. Per cui vuol dire trovare un equilibrio tra questi due fattori fondamentali. Il futuro è sicuramente promettente dal mio punto di vista, nel senso che negli ultimi anni, ma veramente con un'accelerazione negli ultimi due anni, c'è sicuramente una maggior collaborazione tra le reti distributive private e le officine del private equity. Da questo punto di vista vedo quindi che c'è la possibilità di un'espansione del collocamento di questi prodotti su una base di investitori molto più ampia, quindi è sicuramente di interesse sia per le reti private sia per chi fa private equity. È come in tutte le ricette, non c'è mai l'ingrediente segreto o un ingrediente, ce ne sono tanti. Il primo, il nostro, è quello di avere una qualità della rete importante. Noi abbiamo un modello B2B2C, quindi il consulente al centro, quindi il consulente è sicuramente un ingrediente di successo. Poi però ci sono gli altri ingredienti, che sono i prodotti, i servizi, i supporti, la tecnologia che permette di mettere a leva le competenze del singolo private banker. Quindi un ecosistema che ruota intorno al private banker per arrivare all'obiettivo finale, quello di portare soluzioni di investimento ai nostri clienti. Ecco, le ricette sono queste.
Abbiamo visto un altro esempio di evento Forbes. In altre puntate vi abbiamo raccontato dei nostri under 30, quindi i ragazzi italiani sotto i 30 anni che ci danno lustro nel mondo. Fabio, un'altra delle caratteristiche dei nostri eventi è appunto quella di avere la presenza di questi under 30. Sì, noi con la classifica che a breve uscirà degli under 30 diamo la possibilità di condividere, come abbiamo detto prima, le proprie esperienze a questi giovani che magari alcuni ancora non hanno raggiunto il successo, mentre altri invece già possono raccontarlo e condividerlo anche con imprenditori italiani. Quindi è una importante vetrina che mettiamo a disposizione dei giovani talentuosi italiani. Sì, sicuramente le storie interessanti ci sono, molte volte non c'è lo spazio, non c'è la possibilità di conoscerle, proprio questi ragazzi non possono raccontarle. Grazie ai nostri under 30 e grazie alla possibilità di avere gli under 30 all'interno degli eventi, diventa possibile tutto questo. Però volevo chiederti, appunto, poco fa citavi la possibilità di condividere, è una condivisione che va solo in un verso o... No, assolutamente, è un mix, un mashup di esperienze, sono momenti che comunque si miscelano e che creano come un overview delle competenze necessarie al successo, sia per l'imprenditore che per i giovani stessi. Quindi potremmo parlare di un vero e proprio scambio. È esattamente uno scambio, esattamente. È quello che durante l'evento, durante i nostri eventi avviene normalmente, e cioè l'implementazione delle connessioni, è questo che serve. Quindi potremmo parlare di questo come obiettivo prioritario e solitamente, anzi sempre, riuscito. Con questo vi salutiamo, salutiamo il nostro ospite di oggi Fabio Invidia. Ciao, grazie Marco. E vi rimandiamo alla prossima puntata di Forbes Leader. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com